La discesa in campo è arrivata poche ore fa. Kamala Harris all'attacco di Donald Trump in una campagna elettorale americana che si presumeva andare a favore del ticon repubblicano sembra propendere per un clamoroso colpo di scena. La vicepresidente americana, nella prima apparizione pubblica in Wisconsin, ha fatto capire che non arretrerà di un centimetro sul suo avversario. Vuole riportare indietro il nostro paese, ma noi non indietreggeremo perché la nostra battaglia è per il futuro e la libertà. Apertamente la Harris è schierata in difesa delle donne e delle fasce più deboli e ha fatto un importante salto per raggiungere l'obiettivo di essere la candidata ufficiale alla convention democratica di Chicago ad agosto. Nel frattempo Trump non è rimasto a guardare e si dice pronto a sfidarla anche più di un dibattito presidenziale. Intanto Joe Biden parlerà oggi alla nazione per chiarire i motivi della sua rinuncia in perfetta forma e dopo aver superato il Covid.